Mi sono sempre occupato di ricerca clinica. Il mio background è soprattutto di tipo neurologico. La mia cattedra è presso l'Istituto di Neurologia dell'University College di Londra. Come direttore dell'Istituto di Ricerca Cliniche ho la responsabilità dei vari studi, dei vari trials. E la nostra unità clinica è divisa in due, si basa su due centri, uno nell'ospedale principale che si occupa soprattutto di cancro e di leucemie, e l'altro centro che si occupa soprattutto di malattie neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson e così via. Con l'inizio della pandemia, per l'esperienza che avevo, che ho in clinical trials, mi è stato chiesto di prendere le redini del programma vaccino e quindi abbiamo aperto proprio di recente un terzo centro che si occupa appunto in maniera specifica e dedicato ai vaccini e ai trials con anticorpi neutralizzanti, quindi diversi dal vaccino, ma comunque in termini tecnici parliamo del trattamento con vaccino come immunizzazione attiva. Il trattamento con anticorpi come immunizzazione passiva. Tutti gli aspetti della vita, molto spesso le situazioni si verificano un po' per scelta, un po' per circostanze, nel senso che certamente volevo fare l'esperienza all'estero, dopo la laurea, dopo la specializzazione, e il primo obiettivo era quello di andare negli Stati Uniti. Poi per una serie di motivi tecnici di ritardi, sa che negli Stati Uniti appunto c'è stato i green card, cioè per motivi tecnici la mia partenza era stata spostata o insomma di 6 mesi, un anno, e quindi la scelta di andare a Londra fu una scelta direi temporanea, una scelta di iniziare a fare un'esperienza all'estero, ma per rimanere non più di 6 mesi, un anno. In realtà dopo 30 sono ancora qui, ma senza alcun rimorso, è stata una scelta che impegnativa, ma che comunque mi ha dato molto dal punto di vista della formazione professionale, del traguardo e del riconoscimento. Anche questo devo dire una cosa che riconosco molto alla cultura anglosassone, e cioè che non ci sono limiti, non ci sono frontiere. E non ha importanza se si proviene da un qualunque paese, ossia cittadini britannici. Questo devo dire una nota di merito, per cui le porte veramente sono aperte a tutti.